Un po' tutto il campionato così, molto discontinuo. Abbiamo visto in certi momenti la squadra che usciva da fasi negative e creava delle aspettative molto favorevoli. E ci illudavamo addirittura di arrivare su dei livelli poi mai raggiunti, perché subito dopo si è visto un comportamento in campo. Io l'ho sempre detto, non solo per la prestazione ma anche nelle aspettative che avevamo su dei singoli, non nel complesso ma in alcuni singoli giocatori, non c'è stata continuità e questo ha messo anche in difficoltà più di qualche volta, penso anche Toscarini, credo, nel gestire la squadra. Hai mai pensato che mandare via Toscanini magari poteva essere la selezione di tutti della squadra? Cioè, mi spiace, ripeto, perché Toscanini dal punto di vista umano vorrei che rimanesse qui, però a un certo punto non aveva più lo spogliatoio in mano, a un certo punto è successo qualcosa con i tre marconi davanti, con la scrigna, cioè non aveva più in mano le redini e la società non ha preso il suo provvedimento, e se magari l'avesse preso qualcosa sarebbe cambiato. Chi mi è venuta in mente questa idea? Beh, sono cose che ovviamente ognuno, sono riflessioni che ognuno fa, penso, nella mia posizione, però poi ci si confronta con il direttore sportivo e si fanno alcune riflessioni, ma non, sì, è normale, si pensa anche a queste cose, poi se non l'abbiamo fatto è perché si riteneva che non servisse farlo, quindi non è stato questo, secondo me, la causa del risultato finale che stiamo purtroppo oggi consuntivando, però sì, anche quello si è tenuto conto anche di questo. Poi noi per prassi comportamentale abbiamo sempre preferito tenere lo stesso allenatore che ci ha permesso di passare indenni 7 campionati in Serie B. Sì. Siamo un po' diversi dagli altri in questo caso.